Mettiamo in questo servizio tutti gli ingredienti che servono a trasformare una bella serata. Innanzitutto una magica cornice della città di Atri, come il chiostro del Palazzo Ducale, quello che sa regalare a tutti un profumo di storia, di cultura, di arte e di bellezza. Poi un bel pubblico e un grande professionista giornalista inviato della RAI come Umberto Braccini, che attraverso il suo volume Lo Dico al TG racconta, grazie alla sua esperienza di reporter, uno spaccato del nostro Abruzzo. Quell'Abruzzo fatto spesso di storie di disagio, soprusi e sperperi di denaro pubblico da parte delle amministrazioni. Il libro parte dalle opere pubbliche incompiute, costate tantissimo ai cittadini, che hanno anche sopportato le conseguenze pratiche delle mancate realizzazioni. Sono tutti casi che Umberto Braccini, con la sua professionalità, come detto, ha raccontato per diversi anni in una rubrica della RAI che si chiama Lo Dico al TG Abruzzo. Molto interessante, quindi, casi che oggi sono stati raccolti tutti insieme fino a diventare un bellissimo volume. Sono 150 storie, ci dice Umberto Braccini, che partono da email, telefonate e lettere giunte in redazione. Con quella di Atri si arriva alla 33esima presentazione del volume. Questo luogo stupendo, siamo alla 33esima presentazione, questo tour è iniziato i primi dell'anno, praticamente io un mese della mia vita l'ho messo a disposizione di questo libro, che ormai comincia a essere anche la cosa che pesa di meno di tutta la situazione. Questo libro comincia a essere una cooperativa veramente dal cuore, perché ognuno aderisce. Abbiamo venduto 1200 libri, abbiamo già fatto la ristampa, perché lo dobbiamo dire, io non prendo una lira da questo libro, ma i soldi vanno per l'acquisto di un puntatore oculare, un sogno dell'associazione Abilbite, un sogno dove noi cerchiamo di partecipare. E dobbiamo dire che, grazie anche non solo al nostro apporto, stiamo quasi riuscendo nel fine, perché questo puntatore oculare, che è un computer speciale che viene manovrato attraverso il movimento della pupilla, è un computer che costa tantissimo, dai 13.000 ai 25.000 euro, però altre associazioni stanno lavorando per questo e noi forse a ottobre-novembre riusciremo ad arrivare a questo grosso risultato. Storie collettive e personali, con una sezione tutta incentrata sul terremoto del 6 aprile 2009. L'iniziativa editoriale, però, questo è bene sottolinearlo, ha un fine benefico. L'autore non percepirà compensi dalle vendite, anche l'editore ricerca e redazioni di Teramo, ma contribuirà a un progetto della più piccola associazione di volontariato d'Abruzzo Abilbite, composta da due ragazzi con difficoltà motorie e un normodotato. Un bel progetto editoriale, e poi c'è anche il cuore della solidarietà, che è quella di Abilbite. Sì, Abilbite c'è qui con noi, poi sicuramente lo riprenderete nelle immagini, c'è il mitico presidente Manolo Pelusi, che alla fine dimostra come un computer può abbattere tante barriere. Infatti lui poi alla fine parla in questa mia presentazione e dice tutto attraverso un iPad con una voce sintetica e racconta tutto il nostro progetto. C'è da dire che questa sera non è la presentazione quella classica. Ieri sera ero a Colonnella, ho fatto quella classica. Stasera sto insieme ad un amico avvocato che si chiama Diego De Carolis, che ha scritto un libro su Flaiano e la pubblica amministrazione. Allora abbiamo voluto mettere in parallelo quello che avrebbe detto Flaiano di questo momento, che poi è raccontato dal mio libro. Il tutto condito da un quintetto favoloso di maestri di musica che ci proporranno musiche dai Beatles fino a Lucio Dalla. La serata è stata anche l'occasione di rivedere diversi filmati andati in onda nel corso dei 6 anni di rubrica, e poi con Diego De Carolis, autore del volume Flaiano e la pubblica amministrazione, provare ad immaginare in chiave un po' ironica che cosa avrebbe pensato di tutto questo Ennio Flaiano. Non sono mancati momenti di musica. In quel chiostro hanno risuonato le dolci note dell'Italian Pop Quintet, con un concerto per violino, flauto, chitarra e pianoforte. Prossimi tour per Lo Dico al TG? Dopo, da settembre ricominciamo, ci sono cose belle, c'è anche una bella presentazione dove mi farebbe piacere che la TV venisse a riprendere, perché addirittura ne facciamo uno in un rifugio a Rocca Calascio, dove cercheremo di presentare un libro con l'aiuto di un maestro di pianoforte che ci accompagnerà. Sai, ci divertiamo.
Insomma, Umberto Bracili, attraverso il tour del suo libro, ci offre sempre delle piacevoli serate in luoghi fantastici dell'amato Abruzzo. E poi si sa, ogni sua presentazione rappresenta, con i fondi ricavati dalla vendita del libro, un passo in più per avvicinarsi all'acquisto di quel costoso puntatore oculare, quello che Abilbite, piccola associazione di Pineto, desidera al più presto avere.